Lei è stato invitato dal Vescovo per parlare con i ragazzi. Che messaggio vuole lanciare loro oggi? Beh, io desidero partire ascoltando i ragazzi, le loro domande, i loro dubbi, la loro fantasia, i loro sogni, la loro creatività. E l'ascolto per me è importante, non piombo da fuori qui se non cercando di capire, di cogliere quali sono i problemi, i sentimenti, le ansie, le fatiche e le speranze. Ho accolto volentieri l'invito del Vescovo che mi è stato fatto mesi fa di portare il mio piccolo, perché è un piccolo contributo che si aggiunge alle testimonianze, all'impegno di quanti qui nel territorio sono già fortemente impegnati. La solidarietà, certo. Io mi auguro e lotto con tanti altri perché ci sia meno solidarietà nel nostro paese, più diritti e più giustizia. Che la solidarietà non diventi, e noi diventiamo i delegati per occuparci dei poveri degli ultimi e altri fanno altro. Non varrà mai meno la solidarietà, l'accoglienza, l'attenzione alle persone. Questo non varrà mai meno nella nostra vita, ma non dobbiamo diventare neppure quelli che coprono i vuoti della politica, che deve invece creare tutti i meccanismi, l'articolo 3 della nostra Costituzione, perché tutti abbiano la pari dignità, l'uguaglianza, l'affermazione dei diritti delle persone a fianco delle loro responsabilità e dei loro doveri. Un'ultima domanda, si tende a volte a scordarsi della mafia e poi a ricordarsene quando accade ciò che è accaduto per le strade di Napoli pochi giorni fa. Beh, noi di Libera l'abbiamo sempre detto e oggi continuiamo a dire alla politica attuale del paese che il problema non sono i migranti, i problemi sono i mafiosi. Questo è il vero problema nel nostro paese. Ma siccome le mafie sparano di meno, allora quando sparano e poi si viene colpita una bambina per la quale noi facciamo il tifo, preghiamo, riflettiamo, vogliamo essere vicino alla sua famiglia, la famiglia di Noemi, però attenzione che questo non ci faccia dimenticare che le mafie sono tornate forti, hanno cambiato. Certo, restano i mafiosi con la loro storia, la loro cultura, le loro, tra virgolette, le loro tradizioni. Ma oggi le mafie hanno fatto alleanze, sono più flessibili, hanno costruito reti, si sono fatte imprenditrici. Non c'è nessun territorio in Italia che si può considerare esente, ma soprattutto è nata quest'area grigia, questa commistione tra legale e illegale che è davanti agli occhi di tutti. Allora, la mafia c'è, è un problema serio nel nostro paese, le nostre mafie nostrane, altre mafie che da altri paesi qui hanno trovato terreno fertile per i loro affari, diventi una delle grandi riflessioni non solo quando viene ucciso o viene ferita una persona, ma diventi veramente una delle attenzioni non nelle parole ma nei fatti.